Finalmente una ricca stagione teatrale, quella che propone il Teatro di Cestello. Voi che in realtà non siete mai stati fermi e comunque temi che abbracciano in modo trasversale, insomma, tutte le politiche e le tematiche legate ai problemi dei giovanili e non solo. Sì, la nostra è una stagione molto ricca. Il teatro è il luogo dove l'uomo, l'essere umano, racconta se stesso. Quest'anno ospitiamo due produzioni di Bis 3000, che è una delle principali etichette del teatro privato italiano, che arriva qua già a ottobre, a fine ottobre, con Gianluca Ferrato in Tutto sua madre, uno spettacolo che racconta il percorso di un uomo, di un adolescente, alla scoperta di se stesso. Un'amica che ritorna è Francesca Nunzi, con due produzioni: L'antico dubbio a dicembre, un viaggio molto divertente di una Maria e di un Giuseppe partenopei che affrontano il loro percorso verso la nascita di un bambino. E qui siamo nel tema delle nuove famiglie, le famiglie allargate. Francesca torna anche a gennaio con Nevrosi, che è un monologo su di una madre di famiglia, quindi con tutto quello che è il carico che le donne si devono affrontare nella vita di tutti i giorni. Ci sono delle commedie divertenti come L'ammazzo col gas di Adriano Bennicelli, che portano al Teatro di Cestello Danila Stalteri e Gianni Ferrer. Ad aprile arriverà anche Margherita Fumero, che è una delle attrici storiche dello spettacolo italiano, e sarà tra l'altro in scena con me in un mio spettacolo storico con la mia regia, che è Chi ha incastrato Mary Poppins. Letizia Fuochi, veramente sono tanti personaggi. E un altro maestro del teatro è Pino Amendola, che arriva il 16 marzo con Lettere a Yves, un carteggio scritto dal compagno storico di Yves Saint Laurent, che ci racconterà il principe della moda con uno sguardo più privato nella sua vita di tutti i giorni. È veramente un programma corposo, dove ci sono ovviamente anche tutte le produzioni del teatro di Cestello stesso, a cominciare da Goldoni con Le avventure della villeggiatura e altri titoli come Il Don Natale, Il piccolo principe, Le sue prigioni di Augusto Novelli, Il giro del mondo in 80 giorni. Quindi, come sempre, un mix di tradizione, di nuovi linguaggi, e veramente con un programma lunghissimo che arriva da ottobre a maggio. Complimenti e in bocca al lupo per questo, che è un teatro, come tu hai detto, piccolo ma ben radicato nel tessuto connettivo della nostra città e che affronta temi particolari.